Hotel Fulstonov. Richard ha appena sposato David, ma Sebastian nutre ancora dell'affetto nei suoi confronti, costringendo sua cugina Elisea a fingersi la sua amante per ingelosirlo. Quando, improvvisamente, a poche ore dall'operazione alla mandibola destra di Richard, il cameriere scopre che la figlia della madre della dottoressa in realtà non ha un gatto che si chiama Betulla. Lo shock della notizia la fa cadere nella depressione, portandola all'abuso di psicofarmaci. Sebastian decide di stare al fianco di Richard, la persona che ama, ma non sa come confessargli del bacio che c'è stato tra lui e la figlia dello zio fraterno del nonno acquisito del vicino di stanza della cugina di sua sorella, cioè sua madre. Improvvisamente però, Richard realizza che questo era solo il riassunto di una puntata di Tempesta d'amore e decide di mandare a quel paese tutti. Prima si trasferisce a Milano insieme a Frafro, Simone dei Fancazzisti e Rob Forchetta. Ci rimane 2 anni ed insieme a Frafro che fonda le basi del progetto Luna 2, per poi trasferirsi entrambi in Toscana per creare il proprio studio. Lo so. Centinaia di persone mi hanno chiesto di far vedere questo nuovo studio. Ed io naturalmente dicevo: Sì, non vi preoccupate, tra poco faccio il video. E da quel momento è passato così tanto tempo che molti di voi avranno avuto modo di diventare maggiorenni, di bere, di drogarsi o peggio, iniziare l'università. Ma? Ora avete avuto tutte le informazioni necessarie per capire la trama da adesso in poi. Quindi se becco ancora qualcuno di voi che mi chiede: ehi Richard, ma come si sta a Milano, eh? Io gli strappo i bulbi oculari dagli occhi e ci faccio una spremuta da fare invidia ai peggiori episodi di Happy Tree Friends. Dio mio, faccio ancora gli incubi per colpa di quel cartone. A bando alle ciance! Ora vi mostrerò quello che io e Frafrog abbiamo costruito da zero durante la nostra assenza. Questa è la nostra zona relax! Il divano poteva essere un divano letto, ma abbiamo deciso di prenderlo normale perché il divano letto era di una scomodità disarmante. Del tipo che 5 minuti dopo essersi seduti ci si ritrova piangendo e strisciando sul pavimento urlando: ridatemi il mio sedere! Ridatemelo! Abbiamo messo le mensole, ma solo per riempirle di peluche, e chiunque le metta per posarci dell'altro merita un girone tutto suo negli inferi. E qui abbiamo messo i nostri premi, perché così chi viene a trovarci li vede e pensa: wow, ma questi sono dei pro, cioè sono dei ganzi. Poi di solito notano il peluche del creeper di Blitzcrank che stanno accanto e si ricredono subito. Ed ora è arrivato il momento della zona libreria. Dobbiamo ancora sistemarla perché non abbiamo cassetti a sufficienza. Perché abbiamo troppi libri? No, ovviamente, ma perché abbiamo altri peluche. Come dire, per via di un incidente, 3 cani blu si sono schiantati sulla nostra libreria. Infatti, per non destare sospetti, li copriamo con dei giacchetti. E chi si è visto, si è visto. E questa è, signori e signori, la cucina! Lo sappiamo che è piccola, ma tanto qui nessuno sa cucinare, quindi è solo ornamentale. I fornelli infatti non sono veri, ma sono soltanto dei dischi stampati su un piano di plastica. Spesso io e Francesca facciamo un bellissimo gioco, che si chiama Chiudi lo sportello. Lei si diverte sempre moltissimo, anche se il suo gioco preferito in assoluto rimane sicuramente il prendimi quella cosa lì in alto. Tuttavia il fatto di avere una cucina finta deve assolutamente rimanere un segreto! Quindi abbiamo comunque deciso di prendere un tavolino. Lo abbiamo preso con le assi reclinabili, quindi all'occorrenza d'estate può fungere anche da ventaglio. Magico. Lo sapete, sono un po' indeciso se mostrarvi o meno il nostro bagno, perché a guardarlo bene è proprio un cesso! No? Ok, no. Ma insomma, regia! Dobbiamo lavorare su questa comicità da 4 soldi! Siamo o non siamo dei professionisti? Ah no? Che cosa siamo? Siamo youtuber. No, scusatemi. Scusate allora. Poi qui dobbiamo fare altri mini lavori, del tipo per posizionare dei ripiani su cui mettere scatole, scatoline, spazzolini, peluche e altre cose di vitale importanza come la tua anima, che presto strapperò via dal tuo corpo mentre dormi. E per tutte le persone che mi chiedono continuamente qual è il segreto dei miei ricci, finalmente posso rispondervi ed è il grasso di piede, che tengo gelosamente custodito in questa boccetta. Poi vi presento il punto forte dell'intero studio, e cioè una parete gialla! Eh già, è stata rivestita e crea un sacco di riverbero, quindi solo per questo motivo abbiamo deciso di metterci davanti un letto. Anch'esso, ovviamente, come la cucina, puramente ornamentale, perché tanto qui non si dorme mai. E abbiamo intenzione di rendere l'angolo più carino appiccicando poster e disegni con il Patafix, o se non riusciamo ad averlo, con le caccole dei nostri iscritti. Invia anche tu il tuo contributo. Spedisci le tue caccole all'indirizzo via del cane puffolente 9H in provincia di Pumolo. E qui abbiamo la ciliegina sulla torta, il favoloso angolo di registrazione! Qui, qui,
qui ci sono un sacco di cose, c'è una tastiera, c'è una lampada con un cappello e l'ho già detto, una tastiera. Ok, va bene, fa ancora un po' schifo, ma abbiamo intenzione di migliorare il tutto inserendo un computer, una scatola insonorizzata dove posizionare il microfono e vari poster carini e bellini. Intanto abbiamo attaccato una lavagna bianca che... Oddio! Oddio, non me ne ero accorto! Allarme money grabber, allarme money grabber. Su questa lavagna ci sono scritti i soldi che ci devono dare per dei lavori! Oh cielo, mi dispiace che lo abbiate scoperto così, ma è vero! Le voci sono tutte vere! Noi lavoriamo e ci pagano anche per farlo! Mamma, perdonami per ciò che sto facendo! E sopra c'è un'altra lavagna di sughero, dove attaccheremo i disegni più carini che riceveremo da qui in avanti incontrandovi alle fiere del cotechino o di notte nella vostra stanza. Aspettatemi! Ed ora introduciamo l'angolo meno angolo di tutti, perché in realtà è una parete! Non ve lo aspettavate, eh? Questo è il fulcro di tutto lo studio. Abbiamo investito molto impegno e lavoro per creare delle postazioni comode e con dei computer che possono essere abbastanza potenti per far finta di lavorare sul serio. Esatto, perché queste postazioni in realtà sono puramente ornamentali, creati appositamente per non far emergere la verità. The truth! E cioè... che abbiamo importato nel nostro scantinato dei filippini caucasici dell'America del Sud Italia per lavorare i video al posto nostro! Spediti con spese gratuite ed arrivati in poco più di un mese dalla Cina. Grazie, AliExpress. Lo so, arrivati a questo punto del video vi starete domandando: perché? E se invece non ve lo state domandando, beh... non me ne frega niente, cioè... tanto voi non siete miei veri genitori! Perché questo? Io e Frafrog abbiamo deciso di spendere tempo e denaro nella costruzione di questo piccolo studio. Più che altro con un preciso obiettivo. È stato, diciamo, il nostro unico proposito per questo inizio del 2016. Realizzare storie, video fantasiosi, video creativi, senza comunque dimenticare anche quelli divertenti. Cercando di pubblicare sempre più video di qualità e portare avanti il nostro progetto dello studio Luna 2. Che in futuro speriamo possa permetterci di creare un vero e proprio studio creativo. A tal proposito, ringrazio tutte le persone che hanno deciso di sostenere il nostro progetto tramite la nostra pagina di Patreon. Insomma, se siamo riusciti a creare tutto questo, lo dobbiamo soprattutto grazie al vostro sostegno. E certo, è ancora tutto molto molto piccolo e in fase embrionale, però insomma, da qualche parte bisogna pure iniziare. Inoltre, per tutte le persone che sono interessate al nostro lavoro, cioè al disegno, all'animazione, alla realizzazione dei nostri video, c'è una grandissima novità. Abbiamo deciso che man mano io e Frafrog condividiamo con le persone che stanno sostenendo il nostro progetto dello studio o con tutte le persone che avranno in mente di farlo, materiale inedito ed esclusivo, come file PSD con i livelli separati, così potrete carpire tutti i nostri segreti da ninja, o anche MP3 con composizioni originali, disegni, schizzi, work in progress di animazione e anche qualche mini tutorial. Quindi, se siete interessati a sapere di più sul nostro progetto, vi lascio qui sotto in descrizione il link della nostra pagina Patreon, e se volete sostenerci potete decidere di farlo liberamente. E anzi, se deciderete di farlo ora, anche se soltanto donando $1, avrete la possibilità di scaricare fin da subito un pacchetto completo con tutte le musiche che nel frattempo abbiamo composto io e Frafrog per i nostri contenuti originali. Quindi nel mio caso potrete trovare storie di un bozzetto, oppure o anche la... È il tuo caso? No, è vero! È il tuo caso. Che cosa vuoi? Però ci sarà anche storia di un bozzetto, una storia curiosa, o anche il ladro di cuori e molto altro ancora. Ma ora question time. Il momento della domanda, il momento che tutti aspettavamo, il momento che tutti volevamo. La domanda in questione è, e lo leggerò su questo tappo: il nostro studio è abbastanza petaloso? Sì? No? Forse? Perché? Motiva la tua risposta qui sotto nei commenti. Comunque ragazzi, grazie in anticipo per tutto quanto. Faremo in modo di impegnarci a fondo per far sì che il vostro sostegno non venga minimamente sprecato. E naturalmente per pubblicare tanti nuovi video! E cioè, che abbiamo importato nel nostro scantinato dei... Fermi tutti. Mi metto un pochino comodo. Perché gli manca un computer, Riccardo? Quale computer? Ah, lì. Quello, dici? Sì, non avevate abbastanza soldi. Vedi? Non abbiamo pubblicato abbastanza video sponsorizzati. Ora questo è il risultato, questo! Aveva ragione mia madre! Che cosa diceva tua madre? Mia madre diceva che avevo i piedi grassi! Ed è per questo che hai estratto il grasso di piede per fare il tuo shampoo. Esatto! Shampoo grasso di piede. Luna 2 Cosmetics. The truth. Cioè il soffitto. Perché? Roof, soffitto. The truth.
Francesca, se tu non sei international, non è colpa mia. Guardate Riccardo che wallpaper ha scaricato per il mio computer. Ha scaricato tutti i wallpaper di League of Legends. Ma perché esistono altri wallpaper? Oltre a quelli di League of Legends? No, non mi sembra che esistano, almeno non di più belli.